Assunzione gloriosa di Maria Santissima. 8 dicembre 1951. Quanti giorni sono passati? È difficile stabilirlo con sicurezza. Se si giudica dai fiori che fanno corona intorno al corpo senza vita, si dovrebbe dire che sono passate poche ore. Ma se si giudica dalle fronde d'ulivo su cui posano i fiori freschi, fronde dalle foglie già appassite e dagli altri fiori vizi, si deve concludere che sono passati dei giorni ormai. Ma il corpo di Maria, e qual era appena spirata, nessun segno di morte è sul suo volto, sulle sue piccole mani. Nessun odore sgradevole è nella stanza, anzi, aleggia in essa un profumo indefinibile che sa di incenso, di gigli, di rose, di mughetti e di erbe montane, insieme mescolati. Giovanni, che chissà mai da quanti giorni veglia, si è addormentato, vinto dalla stanchezza, stando seduto sullo sgabello. La luce della lanterna posata al suolo lo illumina da sotto in su e permette di vedere il suo volto stanco, pallidissimo, meno che intorno agli occhi arrossati dal piangere. L'alba deve essere ormai incominciata, perché il suo debole chiarore rende visibili all'occhio la terrazza e gli ulivi che circondano la casa. Ad un tratto una gran luce empie la stanza, una luce argentea, sfumata d'azzurro, quasi fosforica. Una luce uguale a quella che inondò la grotta di Betlemme al momento della Natività Divina. Poi in quella luce paradisiaca si palesano delle creature angeliche e una danza di scintille d'ogni colore si sprigiona dalle loro ali dolcemente mosse, dalle quali viene come un mormorio armonico, arpeggiato dolcissimo. Le creature angeliche si dispongono a corona intorno al lettuccio, si curvano su di esso, sollevano il corpo immobile e con un più forte agitar d'ali che aumenta il suono già esistente, prima, per un varco apertosi prodigiosamente nel tetto, come prodigiosamente s'aprì il sepolcro di Gesù. Se ne vanno portando con sé il corpo della regina. Giovanni, che s'era già, pur rimanendo addormentato, smosso 2 o 3 volte sul suo sgabello, come fosse disturbato dalla gran luce e dal suono delle ali angeliche, si desta totalmente per quel suono potente e per una forte corrente d'aria che scendendo dal tetto scoperchiato ed uscendo dalla porta aperta, forma come un gorgo che agita le coperture del letto. Ormai vuoto, e le vesti di Giovanni spegnendo la lucerna e chiudendo con un forte picchio la porta aperta. L'apostolo si guarda intorno, ancora mezzo assonnato, per rendersi conto di ciò che avviene. Si accorge che il letto è vuoto e che il tetto è scoperto. Intuisce che un prodigio è avvenuto. Corre fuori sulla terrazza e, come per un istinto spirituale o per un richiamo celeste, alza il capo facendosi solecchio con una mano per guardare senza avere l'ostacolo del nascente sole negli occhi. E vede il corpo di Maria ancora privo di vita e in tutto uguale a quello di persona dormente che sale sempre più in alto, sostenuto dallo suolo angelico. Giovanni continua a fissare quel corpo che sale verso il cielo, e certo per un prodigio concessogli da Dio, per consolarlo e per premiarlo del suo amore alla madre adottiva, egli vede, distintamente, che Maria avvolta, ora dei raggi del sole che è sorto, esce dall'estasi che l'ha separata dall'anima dal corpo. Torna viva, sorge in piedi, perché ora lei pure fruisce dei doni propri ai corpi già glorificati. Giovanni guarda, guarda. Il miracolo che Dio gli concede gli dà potere contro ogni legge naturale di vedere Maria, quale ora, mentre sale ratta verso il cielo, circondata ma non più aiutata a salire dagli angeli osannanti. E Giovanni è rapito da quella visione di bellezza che nessuna penna d'uomo, né parola umana, né opera di artista potrà mai descrivere. Giovanni, stando sempre appoggiato al muretto della terrazza, continua a fissare quella splendida e splendente forma di Dio, che sale sempre più in alto. E un ultimo supremo prodigio concede il Dio amore a questo suo perfetto amatore, quello di vedere l'incontro della Madre Santissima col suo Santissimo Figlio, che lui, pure splendido e splendente, bello di una bellezza indescrivibile, scende ratto dal cielo, raggiunge la Madre, se la stringe sul cuore e insieme, più fulgenti di 2 astri maggiori, con lei ritorna da dove è venuto.